Buongiorno a tutti, siamo qui nella farmacia Consolaro di Busto Arsizio con due professionisti della salute. Buongiorno a tutti, io sono Francesca. Perfetto, Buongiorno a tutti, io sono Mauro. siamo qui per raccontare un po' quella che è stata la vostra esperienza di questo periodo. Quindi la prima domanda che vi pongo è cosa state provando personalmente in questo momento, in questi 2 mesi, che cosa avete vissuto? Allora, dunque, sicuramente tanta fatica, fatica dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, quindi stress. Comunque abbiamo rivoluzionato il nostro modo di lavorare nel giro di pochissimo, quindi abbiamo dovuto far fronte anche alla paura di tante persone, cercando di, non so, rassicurare il più possibile per quello che c'era consentito e per quelle forze che avevamo, insomma, in corpo. Che altro? Beh, dopo una prima fase di disorientamento, adesso forse abbiamo cominciato a capire anche come lavorare noi, perché il nostro modo di lavorare è completamente cambiato, come approcciare anche con i nostri pazienti, i nostri clienti, purtroppo mettendo anche delle barriere tra noi e loro, che sono delle barriere di protezione per loro e per noi. E questa è una cosa un Durante, po' strana esatto. perché noi abbiamo sempre avuto del contatto, della vicinanza, noi abbiamo fatto sempre un cavallo di battaglia di questa farmacia e quindi questa cosa qua è stata un po' un trauma sia per loro che per noi. Esatto. Queste barriere onestamente non devono essere vissute poi come una barriera nel senso di lontananza o allontanamento voluto, ma è una questione più che altro di obbligo, protezione, perché in realtà il nostro lavoro è proprio al vostro fianco, quindi non è assolutamente una barriera fisica che ci può, ecco, impedire di fare questo, ok? Bene, e che cosa vorreste dire ai vostri clienti? Allora, innanzitutto sicuramente di fidarsi di noi, quindi di avere fiducia delle nostre capacità, delle nostre, come dire, I nostri consigli, esatto, dei nostri anche che noi consigli. continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto serenamente, in maniera diversa, ma sempre con la stessa professionalità. Esatto, e quindi di diffidare un po' da tutte quelle notizie, di quelle fake news che molto spesso passano anche più veloce di quello che si crede, e che molto spesso creano allarmismi, creano paure non fondate, soprattutto che creano disagi inutili, ecco. Quindi più che altro farci domande, confrontarci. Ecco, io chiedo più che altro di fidarsi di noi, ecco. Noi siamo sempre pronti a rispondere al telefono. Non E solo. non solo. E in generale vi sentite di aggiungere qualcosa che vorreste dire a tutte le persone che online potranno vedere questo video? Porca, a tutte quante. La prima cosa, fidatevi che insieme se ne viene fuori da questa situazione. Esatto, uno spiraglio di luce sicuramente si comincia a intravedere, ma non abbassiamo la guardia. Ecco, cioè adesso ogni giorno esce un nuovo decreto, un nuovo provvedimento, però l'importante è seguire le indicazioni che ci vengono date e avere tanto, tanto, tanto buon senso. Sono parole che sentiamo in tutte le salse, da parte di tutti, però è quello che onestamente può fare la differenza. Sono d'accordo con voi, siamo d'accordo con voi. Speriamo. E se doveste, diciamo, fare così un breve check, come è cambiato il vostro lavoro dall'inizio di questa situazione e in che cosa magari avete avuto più, come dire, avete visto un'opportunità di cambiamento? Allora, come possiamo fare un paragone, come c'è stato, come si diceva, è come un cieco, o comunque qualcuno a cui viene privato un senso, che
sviluppa, potenzia tutti gli altri. Quindi in realtà ci siamo sentiti un po' zoppi, nel senso che ci sono stati privati tanti servizi che noi avevamo per il cittadino, che spero che ritorneranno presto, onestamente. Quindi abbiamo dovuto barcamenarci un po' in una giungla poco esplorata, tra l'altro, quindi con direttive sicuramente utilissime, però in un momento molto difficile, ecco. Quindi com'è cambiato? Abbiamo dovuto inventarci nuovamente. Abbiamo dovuto, secondo me, riscoprire alcune potenzialità, soprattutto linguistiche, perché non avendo il contatto dovevi colmare questa distanza con a parole. Quindi in questo caso, secondo me, siamo dei grandi, non so, oratori. Oratori, e secondo me abbiamo dovuto aguzzare anche la vista, perché dietro una mascherina non si vede quello, si fa fatica a capire quello che uno dice, però con gli occhi molte volte si capisce molto. Esatto. E quindi abbiamo dovuto anche cambiare questo modo di fare, cercare di capire il messaggio anche attraverso gli occhi. Esatto, l'espressione di un viso coperto. E rispetto a questi, diciamo, ormai 2 mesi di variazione del lavoro, vi viene in mente qualche episodio o qualche cosa da poter raccontare che in qualche modo, diciamo, nonostante la criticità e la difficoltà, vi abbia fatto sorridere, quindi sia stato un qualcosa comunque con una sfaccettatura divertente? Orca. Allora, così su due piedi non mi viene in mente niente. No, ci sono tanti episodi buffi, tante notizie divertenti, che soprattutto ci venivano a chiedere adesso, che forse passavano prima dai social. Esatto. E poi arrivavano a noi. Esatto. Episodio proprio come episodio. Ok, sono stati talmente tanti, sì, che... Sì, no, forse esatto, non ce ne siamo puntati. Esatto. Perfetto. Sì, sì. Allora, noi vi ringraziamo tanto per la vostra disponibilità e facciamo un saluto comune e un buon augurio a tutti. Esatto. Mi raccomando. Un saluto a tutti, in bocca al lupo. Esatto. Ciao. Ciao.